solito. Buongiorno. Buongiorno. Oggi siamo in missione. Sì. Che missione dobbiamo fare oggi? Missione recupero auto nuova. Ho preso la Zoe 2020 R110 bianca. Silvia non è molto sicura perché in realtà è 2 mesi che stiamo aspettando di venire a prendere sta auto. Comunque dobbiamo fare tipo 450 km su questa bellissima vettura che, come potete vedere, non è la Model 3. No, è una Lancia Y a diesel del 2004. E quindi adesso noi documenteremo tutto il viaggio e soprattutto le prime esperienze di Silvia. Faccio diesel, spero, per l'ultima volta, perché devono bastarmi 10 euro. Fatto l'ultimo rifornimento, spero. Ci abbiamo messo, esattamente, qui lo vedrete sopra perché ci ho fatto le foto, giusto per farvi capire le tempistiche di andare in bagno a fare rifornimento tradizionali. Siamo più o meno a metà percorso. Io sono stufa di guidare, quindi passo la palla. E quindi adesso, dopo un bel po' che non guido, andiamo a vedere come funziona la macchina. Già bello sfrizionato, bello che è sfrizionato. Sentite che potenza, ragazzi, tipo Tesla qua. Mancano 44 km all'uscita dell'autostrada e Andrea è preoccupato. Ho più ansia da ricarica qua su quest'auto che sulla mia. Questo forse dimostra il fatto che basta conoscere l'auto, perché Silvia dice che ci arriviamo. Sì, c'è un quarto di serbatoio. Ma meno di un quarto di serbatoio. Da notare che siamo molto eco-friendly qui. Model S, Smart, Model 3. Che guarda che bel bagagliaio. La tua era più piccola. Sì. Molto più piccola. Mm. Più che altro questo è profondo. Sì. C'è anche il doppio coso questo? No. No. Solo cavo di ricarica del tipo 2. Qui ci sono gli attrezzi vari. No, no, dico se c'è il doppio fondo. Ah no, no, no. Scusa, io pensavo il cavo di ricarica. No, no, il CCS del combo no. C'è, okay. Puoi mettere il doppio fondo, è un accessorio che costa circa 100 euro, okay. Va ordinato, è in polisterolo. No, vabbè. Guarda, c'è il posto per le borracce. Piccole conquiste, utili. Finalmente ho una radio. Che non ce l'avevi via? La prima cosa che faccio è andare con la macchina a trovarmi un lavoro. Mi sembra un ottimo proposito. Grazie. Con la firma Skycar in evidenza che ci facciamo questa pubblicità occulta. Devo fare B, vero? B. Vai. E adesso? Mollo. Guarda se sei in B intanto. Sì. Boh. Mollo. No, B vai avanti, R devi andare in tua marcia. Giusto. Stavo per andare c'è avanti. C'è sensori, vai. Ma dai, mi sembra di stare a scuola guida che non la so guidare. Allora sì, sono passate 20 minuti da quando ho preso in mano la macchina. Sì. Sei contenta? Torneresti indietro, non ti trovi? Non lo so, devi aspettare ancora un po'. Aspettiamo ancora un po'. Aspettiamo ancora un po'. Allora, mentre Silvio ci pensa a cosa pensa di quest'auto, vi dico un po' la mia. Sto guidando da buon 40 minuti più o meno.
Allora, prima cosa è il sistema di infotainment, che è, si vede che non è integrato all'interno dell'auto, almeno questo è il mio pensiero, perché qui abbiamo Spotify, abbiamo Android Auto, stiamo utilizzando Android Auto in questo momento, volendo c'è anche Apple CarPlay. E altre cose da segnalare è che la frenata di giro attiva secondo me dovrebbe essere un po' più ingente, un po' più decisa. Sono abituato chiaramente con la Tesla che arriva praticamente fino allo stop, ma anche, come dire, a questa velocità, se io tolgo il piede, la macchina corre, lascia andare. Preferirei una frenata rigenerativa un po' più incisiva, ecco. Cruise control non è adattivo, non è un grosso problema, ma bisogna saperlo. Non ho provato ancora invece il sistema di mantenimento di corsia di Renault. Lo proveremo sicuramente in condizioni più favorevoli, perché adesso ci concentriamo un po' più sulla guida, adesso se lo sta diventando buio. E quindi siamo diretti alla prima ricarica di Silvia, che farà Silvia allo Ionity di Forlì, così mentre lei ricarica io vado e mi sentirò a casa ai supercharger lì vicino. Sei pronta alla tua prima ricarica? Sì. Dai, che cosa hai lì? Un'applicazione di Duferco, giusto? Sì. Siamo alla colonnina 430702. Fai attivo. Ok. In carica. Punta 44. Bon. Abbiamo usato questo alla fine. Ce l'abbiamo fatta con un tacco. Con questo, perché questo non andava. Lo felco non andava. Chissà perché. Che cos'hai da dichiarare dopo questi primi 2 ore di auto? Hai guidato un po' tu o hai guidato un po' io? Sì. Beh, come passeggero si sta sempre bene. Devi comprarti un taxi te, no? Con l'autista. Esatto. Dai, e da guidatore? No, da guidatore è bella, fluida, è, come si dice, tiene bene la strada, decelera bene, e frena bene, basta non usare la frizione sennò frena troppo. No, basta non usare il piede della frizione sennò... Se frena no, troppo. Esatto, comunque l'hanno già visto loro. Ve lo riproponiamo qua, perché sì, è sempre bello vedere uno che usa la frizione con il freno. Sì. Sì, ecco. Sì. Dai, anche Spotify, insomma. Sì, figo. C'è spazio, insomma. Sì, devo ancora prenderci confidenza. Comunque, però noi adesso carichiamo qui allo Ionity, è ancora 44 kW, vedo. Quanto dovrebbe essere? Ma al massimo 50, quindi è giusto che sia 44, cioè giusto, va bene 44. Siamo arrivati al 94% dopo una vita e mezza. No, dai, quanto siamo stati qua? 47 minuti, ora c'è anche scritto. 47 minuti. Ma per qualcuno che inizia ora con l'elettrico e ha sempre viaggiato in Tesla, questa è un'eternità. Questo è vero. Stop. Bene, rinnovo il cavo. Chiudi con i tappini. Intanto che tu mi chiudi, io saluto i Tesla Supercharger. Che, perché chi non lo sapesse e che non l'avesse intuito, siamo a Forlì. Tra l'altro, senza che inquadro la targa, una piccola chicca degli Ionity è questa LED qui, che in base allo stato di ricarica vi permette di sapere quanto è appunto lo stato di ricarica della vostra batteria, quindi adesso sarà più o meno 65-70% questa persona. Allora, ricaricato lo Ionity, fatto, ora ci dirigiamo io e Silvia, come potete vedere Silvia ha già dato forfè, non vuole guidare di notte, e verso casa. Dobbiamo fare circa 250 km, 245 rimanenti, ne abbiamo già percorsi 4.7 e andremo a verificare anche quanto va a consumare più o meno in un uso autostradale. Terremo inizialmente una media molto bassa per evitare di doverci fermare un'altra volta, anche perché a Better Route Planner ci dice che dovremmo fermarci, però siccome a me piace rischiare e insomma 250 km mi sembrano totalmente fattibili per questa vettura, decido di applicare un approccio conservativo inizialmente per poi eventualmente andare più veloce verso la fine. Cosa dici? Tra l'altro non abbiamo detto dove siamo andati a prendere la macchina, però. Bravo. Giusto? Siamo andati a prenderla da Sky Car a Foligno. Abbiamo fatto un po' una scarpinata per andarla a prendere, però insomma
ne valse la pena, diciamo. Buongiorno. Cavo. E dalla spiaggia di Jesolo siamo ritornati il giorno dopo. Allora Silvia, avevi promesso che dopo avresti detto... Avrei detto le mie impressioni. E il dopo è arrivato. Quindi? Quindi, la macchina è molto bella. Beh, fuori e dentro è bellissima, mi piace un sacco. È bella alta come piace a me. E poi, è molto silenziosa. Quasi i livelli di una Tesla. Facilità di ricarica, abbiamo provato Ionity, adesso stiamo ricaricando su una colonnina qua a Jesolo. Non è NLX, ma va bene, no? Comunque no. Pensavo di sì. Com'è? Come ti pare? Una volta abbiamo usato il cavo della colonnina, una volta abbiamo usato il cavo nostro. Cosa cambia? Beh, è meno pesante. Beh, è meno pesante sicuramente il nostro. Ma facile, non facile? È facile. Bene, dai. Basta attaccare i cavi, due cavi. E infilarlo bene dentro. Infilarlo bene. Buon, dai. Ci ripromettiamo di fare un altro video, magari io un po' più tecnico, più avanti. Se avete delle domande sulla Zoe, sul prezzo, su, fateceli sapere in un commento. Sì. Come al solito mi piace Instagram, iscrivetevi, tutto quanto, Discord, Telegram, Twitch, tutto, ok? Come al solito. E ci vediamo al prossimo video, ragazzi. Ciao ciao! Ciao.